Bentornati nuovamente in campagna. Nello scorso video ci eravamo lasciati che avevo trapiantato la lattuga canasta, quindi oggi vi faccio vedere com'è quella parte, quella piccola parte, e in più andiamo a trapiantare altri ortaggi, zucchine, melanzane e lattuga romana. Come potete vedere stanno crescendo e hanno attecchito bene. Questa qui, me ne faccio vedere una, esattamente lei. Pensavo fosse morta nei primi giorni, ma in realtà sto vedendo che è viva. Poi le altre sono in questo stato, quindi penso che vada molto molto bene. Al solito, prima di procedere, non ti dimenticare di guardare i video precedenti. C'è proprio una playlist con tutti i lavori che ho fatto in campagna. E al solito, se ti piace questo genere di contenuti, ovviamente lascia un like, iscriviti al canale, attiva la campanella e scrivimi nei commenti. Le zucchine, le melanzane le portiamo più avanti. Solito legnetto, cerchiamo un legnetto per andare a far uscire qui le piantine. Ok, prima qui le vado già a mettere in posizione vicino agli spruzzini che avevo installato. Due video precedenti, sempre qui in alto il link, andatelo a vedere. Ciao bellina! Intanto le abbiamo posizionate, adesso le andiamo a trapiantare. Sempre stessa procedura, andiamo a fare il buco, mettiamo le radici all'interno e richiudiamo senza fare grossi sforzi. Qui prima di piantarle ovviamente mancano gli spruzzini, quindi li andiamo a mettere. Bellissimo come nell'ultimo video ero a maniche lunghe e oggi si sta praticamente morendo dal caldo. Spruzzino messo, piantiamo la nostra melanzana e proseguiamo. Questi li ho messi un po' più ravvicinati, vediamo. Ovviamente se vi siete persi il video dove ho fatto questo piccolo impianto super economico, vi consiglio di andarlo a vedere sempre qui sul canale in alto da qualche parte qui. Adesso non so dove verrà messo perché c'è caldo, si sta morendo di caldo, si suda e si inizia già a non ragionare. Ora ci vorrebbe qua un barbecue, un po' di carne, o per i vegani un po' di melanzane, zucchine fatte sul barbecue. Ok, altra melanzana piantata. Chi l'avrebbe mai detto che da informatico mi mettevo a fare l'orto. Una grossa soddisfazione perché, appunto, come ben sapete se mi avete seguito anche nei video precedenti, questa è la prima esperienza per me, non ho mai fatto l'orto e quindi adesso mi sto cimentando e la cosa mi sta dando parecchie parecchie soddisfazioni. Quindi se avete possibilità di un piccolo terreno, un piccolo giardino, anche sul balcone qualche vaso, fatelo, piantatelo una piantina. È bello vedere proprio quando crescono che iniziano a dare i frutti. Ok, adesso possiamo proseguire appunto con la lattuga romana. La tiriamo fuori. Vieni, vieni, vieni da papà. Olle. Tanto così, quindi mettiamo uno qua,
al solito proseguiamo. Io vi ricordo nel frattempo che potete vedere gli altri video e il video quello che ho fatto sull'irrigazione, su questa irrigazione economica che è importante di questi tempi, potete vederlo sempre qui sul canale. Poi ovviamente se ci sono delle criticità, dei problemi su questo kit ve ne parlerò, ma al momento sta funzionando. Sì e no, in 2 settimane le ho controllate 2 volte, vedete, non sono morte, quindi fondamentalmente l'acqua gli sta arrivando. Continuiamo. Questo che state vedendo è il risultato di questo lavoro. Come vedete sta scorrendo l'acqua, già sta gocciolando. Stessa cosa da questa parte con le zucchine lungo questa linea. E poi arriviamo alle melanzane che sono lì e qui altre piante, quelle che mi avanzavano. Si può regolare di più o di meno in base alla quantità d'acqua che gli vogliamo dare. Direi che ci siamo, quindi mancherà da piantare qualcos'altro qui e c'ho già in mente che cosa andare a piantare. Quindi al solito che ve lo dico a fare? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Poi mi scrivete anche nei commenti i vostri pareri, se state provando anche voi a fare un orto, se l'avete mai fatto in vita vostra. Sentiamoci, scrivetemi, ci vediamo alla prossima. Ciao!